L'estate è finita già da diversi giorni. Le cicale e le cavallette hanno smesso di cantare. E subito saranno divorate dalle formiche. Tutto ciò che è vecchio sta scomparendo. L'autunno si fa strada attraverso la penisola iberica. Non è sempre puntuale e non arriva dappertutto contemporaneamente. La stagione a volte è in anticipo o in ritardo di una o due settimane. Le ore di luce si fanno più corte e le notti più fresche. Arrivano le prime piogge. E il caldo estivo non è che un ricordo. La pioggia è arrivata sui colli di Toledo. Presto crescerà l'erba e questo elettrizza i cervi nobili. Hanno sofferto la sete. Il colore dorato dei campi è segno delle scarse piogge estive. Deve essere stata una bella stagione sulla costa e nelle zone dove l'acqua è abbondante, ma questa è una terra aspra. L'entroterra collinoso è estremamente secco e arido. I cervi di questa parte del mondo non sono i più grandi, né i più maestosi per la dimensione delle corna, ma sono molto robusti. Sono gli unici cervi che riescono a sopportare le asprezze della vita in questi climi senza altro aiuto che i loro geni. L'autunno per loro è la stagione degli amori, dell'accoppiamento. Da nord a sud, tutta la penisola iberica risuona dei loro bramiti. Giorno e notte, specialmente la notte. Gli ormoni e il bisogno di accoppiarsi spingono i cervi alla lotta. Tutti i maschi vogliono la stessa cosa, un harem e del territorio. Il numero delle femmine non è molto superiore a quello dei maschi e ogni maschio dominante può possedere anche 50 femmine. Perciò non ci sono mai abbastanza femmine per tutti. I maschi più forti prendono possesso di più femmine che possono, mentre il resto dei maschi, la stragrande maggioranza, semplicemente non si riprodurrà. È la regola generale in natura. Cambiano solo i requisiti della specie e le modalità del gioco. Il Parco Nazionale di Cabañeros è il paradiso del cervo nobile. Benché il numero di esemplari per chilometro quadrato sia forse già troppo alto e la tensione durante l'accoppiamento sia alle stelle. Ma non hanno alcun predatore diretto. Qui i lupi non si vedono da parecchio. Perciò la selezione naturale fra i maschi attivi è affidata soprattutto alla lotta.
Quando si danno battaglia, il rischio più grosso dei cervi non è morire per le ferite, ma per lo sfinimento. In questa terra di povertà, di caldo torrido e freddo gelido, la resistenza è la qualità più importante. Questi due grossi maschi si conoscono bene. Hanno già combattuto in varie occasioni e hanno dei conti in sospeso. Ora devono decidere chi deve prevalere. Ciascuno dei maschi vanta un territorio da 1 ai 3 ettari circa. Difendono queste terre come loro territorio personale, perché sono le zone migliori dove l'erba cresce alle prime piogge. E le femmine si raccolgono intorno a questi territori. Sostanzialmente vengono per mangiare. Benché un altro motivo sia non tanto l'attrazione verso il maschio dominante, ma il desiderio di sfuggire alle attenzioni dei giovani maschi eccitati che le assillano. Quando l'erba abbonda per tutti, le femmine tendono ad allontanarsi e allora il maschio alfa deve radunarle, rincorrendole costantemente, disperatamente. Per il maschio l'autunno è un periodo estenuante. Ci sono giorni in questa stagione in cui sembra sia tornata la primavera. Le coccinelle, gli insetti con sette puntini, tornano ad essere sessualmente attive in questo periodo dell'anno, quasi seguissero l'esempio dei cervi nobili. Ma quello che scatena l'istinto riproduttivo di questi insetti in questo preciso momento è l'esatta combinazione di temperatura, luce e umidità. A volte l'autunno presenta le stesse condizioni della stagione primaverile e alcune forme di vita non riconoscono la differenza o cercano di infilarci una generazione di straforo. Non c'è dubbio che se una catastrofe climatica facesse scomparire la stagione invernale, i geni di questi insetti sarebbero i primi ad avvantaggiarsene. Ma in condizioni normali questa generazione autunnale passerà l'inverno come uova. E le nuove larve non nasceranno che in primavera, come è giusto che sia. Dognana. È l'estremo sud-ovest dell'Europa. Una palude come non ce ne sono al mondo. Piena di vita. Acquitrini,
foreste di conifere e sabbia. Benché sia piccola e vulnerabile, Dognana ha un che di africano. Solo 16 chilometri in linea d'aria la separano dal vicino continente. Una passeggiata per gli uccelli che passano di qui nei loro annuali viaggi migratori. La maggior parte si ferma a riposare in questa terra che viene prosciugata o inondata dall'acqua a seconda della stagione. Alcuni fiori si schiudono solo adesso, in ottobre. Questa specie sboccia da un bulbo che si trova solo nella penisola iberica. In Spagna è comunemente noto come quita meriendas, ovvero il salta merenda, perché matura quando le giornate si accorciano e si stringono i tempi fra pranzo e cena. Come dire che fiorisce quando non c'è più tempo per la merenda pomeridiana. C'è sempre un insetto pronto ad assaporarne il nettare e in cambio a fertilizzarne il fiore stagionale. Ma i fiori autunnali sono pochi ed è per questo che attirano tanta attività. E per di più, non durano a lungo. Il tempo lavora contro di loro e a favore del freddo. Nell'Europa del Nord le condizioni climatiche hanno costretto le gru a intraprendere ancora una volta la migrazione. Questi uccelli sono molto resistenti, ma non sopravvivrebbero mai all'inverno così vicino al circolo polare. A metà ottobre le prime gru scavalcano i Pirenei. Volano in formazione al fine di ridurre l'attrito con l'aria. E così facendo risparmiano il 30% delle loro energie. Anche così molte di esse non raggiungeranno la destinazione. La loro velocità varia fra i 40 e gli 80 km orari a seconda dei venti. Nella ricerca delle correnti più favorevoli, a volte volano a bassa quota, appena 200 metri sopra gli alberi. Ed è impossibile non notarle perché i loro stormi sono molto rumorosi. A volte però gli stormi di gru viaggiano ad altitudini di oltre 4 chilometri. Ma si possono udire comunque se prestate attenzione. A grande distanza, sotto le gru, le formiche, a perdita d'occhio, sono in attività frenetica. Sono intente a riempire gli ultimi scaffali liberi nelle loro dispense, con qualunque cosa riescano a trovare. Altrove, altre specie ingrandiscono le celle o si preparano a gestire l'acqua che potrebbe presto invadere i loro formicai.
La posizione ideale della penisola iberica permette di percepire nitidamente le quattro stagioni che si avvicendano qui, nel viaggio annuale del pianeta intorno al Sole. L'inclinazione di 23 gradi dell'asse terrestre permette ai raggi solari di colpire la Terra con un angolo minore che in estate. E questo cambia tutto. La pioggia e le notti più lunghe fanno abbassare progressivamente le temperature. E nei monti Guadarrama l'altitudine accentua il freddo. Il calo delle temperature rende sonnolenti i rettili e gli anfibi. I loro movimenti diventano più goffi. E la loro abilità di attaccare e fuggire sta rapidamente calando. Non passerà molto prima che cadano tutti in letargo, ma devono impegnarsi a immagazzinare più energia che possono. Gli effetti della pioggia si fanno sentire anche sottoterra. Sepolti vivi, i piccoli di tartaruga palustre mediterranea intravedono un'opportunità. La maggiore umidità del suolo finalmente permette loro di emergere dal terreno. Sono rimasti praticamente immobili in questa piccola tana fin dall'estate, da quando hanno squarciato i loro gusci nella schiusa. Ora possono emergere. La terra bagnata è diventata abbastanza morbida per potersi scavare una strada. Se questo autunno fosse stato più secco, forse le tartarughine sarebbero state costrette ad aspettare la primavera successiva. Ma hanno avuto fortuna. La prima vista che si presenta ai loro occhi è un fresco giorno d'autunno. Il loro istinto le orienta tutte nella stessa direzione. Immediatamente vanno in cerca dell'acqua, perché sulla terraferma sono facile preda di chiunque. La tartaruga palustre mediterranea è una specie indigena della penisola iberica, benché la si possa trovare anche sull'altra riva dello stretto di Gibilterra, in Africa. Le tartarughe sembrano goffe per via dei loro gusci. Ma quanto sembra sono state capaci di affrontare le correnti dello stretto di Gibilterra in qualche momento della loro storia biologica. Presto queste acque geleranno e loro non saranno più in grado di restare attive. Dovranno cercarsi il fondo di un lago o di un fiume sufficientemente profondo e fangoso per sopravvivere all'inverno.
Le piogge riempiranno queste pozze e daranno loro una nuova opportunità. È ottobre inoltrato. La tarantola mette al mondo i suoi piccoli. Non ha più bisogno di mangiare. Ha già fatto la sua parte. Ha 4 anni ed è enorme per la sua specie. Morirà presto, questione di giorni, ma finché sarà in grado di camminare porterà sull'addome i suoi 100 piccoli, così che la sua prole possa disperdersi sul più vasto territorio possibile. I ragni neonati lasceranno la madre appena il caso o l'istinto glielo suggerirà. L'acqua ormai dovrebbe coprire anche le terre riarse delle paludi di Donana, ma nella Spagna meridionale la pioggia arriva quasi sempre in ritardo e questo rovina i programmi di tutti. I daini sono inquieti da diverse settimane. Bramiscono molto più del solito e questo richiede uno sforzo fuori dal comune. I bramiti fanno capire che è il tempo della riproduzione. I maschi hanno combattuto duramente per assicurarsi le femmine, e molte di esse sono gravide, ma non tutte dei maschi migliori. A causa della siccità l'erba disponibile è poca e questo ha spinto le femmine a disperdersi. Ha anche esteso il periodo del calore e reso più difficile per il maschio padrone mantenere il controllo di un harem vasto e fedele. I daini sono stati oggetto di studi approfonditi nella Spagna del Sud e i ricercatori hanno scoperto che non è tutto lineare come sembrava. Il comportamento sessuale della specie non segue gli stereotipi umani come credevamo. A quanto pare, se esposti a condizioni climatiche insolite, alcuni maschi con diversa conformazione fisica possono mettere in atto diverse strategie al fine di assicurarsi una discendenza. E così accade che alcuni maschi minuti con corna risibili, che non oserebbero mai sfidare direttamente i maschi più grandi, siano pronti ad approfittare di qualunque distrazione da parte del proprietario dell'harem e si avvantaggino della loro maggiore agilità in caso di fuga. È così che possono accoppiarsi. Le piogge tardive su queste vaste pianure assicurano maggiori possibilità agli opportunisti. Ma le conseguenze di questa attuale mancanza d'acqua finiranno per essere evidenti la prossima primavera. Se tardano anche le nascite dei cuccioli,
Molti di essi potrebbero non sopravvivere. Le gru comuni si riproducono e nidificano in Scandinavia e nella Russia settentrionale e trascorrono lì i mesi più caldi dell'anno, da marzo a ottobre. Ma ora è tempo di cercare riparo dalle temperature in calo e dalla scarsità di luce. Perciò vengono qui al sud, volando per più di 3.000 chilometri. Cercano i luoghi dove il cibo non è nascosto dal ghiaccio e dalla neve. Alcune volano verso la Turchia, altre verso l'Italia e la Grecia. Ma la maggior parte sceglie la rotta dell'Europa dell'Ovest. Perciò ogni anno oltre 10.000 gru arrivano in Spagna. Gaio Canta è il loro raduno più importante, il punto preferito di tutta la specie. Molte gru si fermano qualche giorno solo per riposarsi e riprendere le forze, prima di continuare la migrazione verso i querceti dell'Estremadura o perfino verso il nord dell'Africa. Ma molte altre passano qui l'inverno intero. I laghi di Gaio Canta sono circondati da campi appena seminati a grano e le loro acque basse e salate sono il rifugio perfetto per difendersi da volpi, cinghiali e lupi. Presto la gente qui festeggerà il giorno di ogni santi, il 1° novembre. Con l'arrivo del gelo, le mantidi religiose nate la primavera scorsa moriranno. Al termine della vita, quando la morte è vicina, la mantide può assumere comportamenti estremi, come uccidere il maschio durante l'amplesso o battersi con un'altra femmina. Due femmine si sono incontrate nello stesso punto privilegiato dal quale spargere i loro feromoni, allo scopo di richiamare ogni eventuale maschio sopravvissuto. Ma ancor più che una lotta per il territorio, questa sarà una lotta per la sopravvivenza. Il cibo è ormai scarso nell'ecosistema e le mantidi sono forse gli ultimi insetti rimasti in attività. Perciò il corpo di una di loro fornirà forse le ultime proteine disponibili per un'ultima partita di uova. Sì, le mantidi possono essere cannibali.
Nel nord della penisola, sulle colline all'estremità occidentale dei Pirenei, il variopinto fogliame della foresta non lascia dubbi su cosa stia accadendo. Dal verde nativo, le foglie sono passate al giallo, marrone, ocra e rosso. A uno i faggi della selva di Irati hanno gradualmente chiuso il flusso della linfa. Le loro foglie muoiono e mutano a una. E cadono. Gli alberi non muoiono. Cadono in letargo fino a quando ritorneranno le condizioni adatte per il risveglio. Dopo quasi 6 mesi. In questo modo le piante vivono ad intermittenza, ma più a lungo. Molto più a lungo. Alcuni di questi faggi sono alti oltre 40 metri e hanno più di 100 anni. Questo arboscello è ancora minuscolo e basterebbe calpestarlo per ucciderlo. Ma potrebbe crescere fino a diventare come i suoi fratelli ed essere ancora vivo nel 2300 o nel 2400, se lo rispettiamo. Dalla sopravvivenza degli alberi dipenderà quella di molti esseri viventi in questi 20.000 ettari di foresta. Questa è una delle più grandi faggete in Europa. E ce ne sono altre nei pressi che aspirano a formare una sola enorme foresta. Quando cadono le foglie, una maggior quantità di luce raggiunge il suolo. E così si apre un'opportunità per i funghi, prima che le temperature calino fino a portare delle serie gelate. Gli organismi che sfruttano meglio questo tempo non sono né piante né animali, ma piuttosto creature intermedie che necessitano di cibo sia inorganico che organico. I funghi sono il connettivo dell'intera foresta. È solo grazie a questa simbiosi che le piante ottengono i nutrienti di cui hanno bisogno. E in cambio offrono ai funghi l'acqua di cui non saprebbero approvvigionarsi da soli. Nell'emisfero nord i funghi si riproducono in autunno. È per questo che aprono i loro ombrelli sopra il terreno. Il solo scopo di questi organismi è la riproduzione. Si allungano un poco sopra il tappeto di foglie cadute, in cerca di un po' di aiuto dalle correnti d'aria, per spargere le loro spore il più lontano possibile. Questi milioni di cellule contengono il codice genetico di ogni singolo fungo. Sono innumerevoli.
Per giorni, perfino settimane, milioni di spore voleranno incessantemente da ogni singolo ombrello, affinché almeno una di esse riesca a diventare un nuovo fungo. Un nuovo fungo che sia il clone del genitore. Perché qui non c'entra il sesso, ma solo la moltiplicazione. Finché il gelo non li farà avvizzire. Questa è ancora una terra di foreste. Nel Medioevo si diceva che uno scoiattolo potesse attraversare l'intera penisola iberica senza mai toccar terra, saltando di ramo in ramo. Oggi le foreste si sono molto ridotte in numero ed estensione, ma la Spagna è ancora il secondo paese d'Europa per superficie di foreste. 18 miliardi di alberi. E tuttavia, ancor più che per la quantità di alberi, questa terra colpisce per la loro qualità e biodiversità. I tronchi diritti dei pini di Valsaín testimoniano la corsa verso la luce di ogni esemplare. Gli aghi di questa specie tipica del Mediterraneo non cadono, almeno non tutti insieme, come le foglie delle querce o dei faggi. È per questo che gli aghi di pino non cambiano colore se non dopo che la neve e il ghiaccio li abbiano coperti. Ora la nebbia smorza tutti i colori, ma è solo un velo che dona alla foresta una nuova bellezza in toni di grigio. La nebbia fornisce umidità tanto quanto la pioggia e modera le temperature. Terrà a bada l'inverno per un po', aumentando la densità dell'aria e ritardando i primi freddi. A volte perfino a metà novembre il gelo si allenta e il sole cessa di nascondersi dietro alle nuvole. La nebbia è più sottile. I preparativi invernali delle formiche rosse sono quanto mai elaborati ed approfittano di ogni raggio di sole disponibile. Accatastando ramoscelli anno dopo anno, una colonia di formiche rosse può costruire un formicaio alto anche un metro. Queste costruzioni forniscono protezione e controllo termico. Le loro pareti inclinate lasciano scorrere l'acqua e sopportano il peso e il freddo della neve che si accumula sulla struttura. Le pendici del Peñalara e le colline dei Monti di Cotos, dove si mescolano pini e querce, costituiscono l'ambiente ideale per far prosperare questi tesori della zoologia iberica, un tesoro ogni giorno più difficile da trovare. Qui abbondano le volpi, sia nella foresta che negli spazi aperti. Benché siano raramente viste e ancor più raramente apprezzate, la volpe è un predatore discreto e silenzioso,
Un animale che è tanto bello quanto qui è odiato. Ladro di polli, assassino di agnelli, implacabile cacciatore di conigli. Dai fattori ai cacciatori, per tutti la volpe è un nemico. E non di meno, la volpe è un predatore che seleziona la preda, fortificando il patrimonio genetico-razziale delle sue vittime e tenendo sotto controllo il numero dei roditori. Ma la volpe deve convivere anche col gufo che la caccia e col lupo che limita il suo territorio. È tutto un fattore di equilibrio. Alcune aree non sono coperte dal manto della vegetazione. Le nude rocce granitiche dei massicci di La Pedriza, sulle pendici meridionali dei monti di Guadarrama, formano un paesaggio insolito, rude e stupefacente. Soprattutto perché, a dispetto delle apparenze, la vita abbonda su queste immense rupi scoscese. Questo è il mondo dello stambecco iberico. Un animale duro e resistente, in grado di mangiare praticamente di tutto, di arrampicarsi dovunque e sopportare ogni tipo di clima. Si è arrampicato fin qui per sfuggire ai lupi e agli altri predatori. E praticamente nessuno è in grado di raggiungerlo. In questo periodo dell'anno i maschi vivono in gruppo sulle vette più alte. Trovarli è difficilissimo. Si dice che finiscano per formare un unico branco con tutti gli altri maschi della zona. Ma a dispetto di questo, in pochi li hanno visti. La fine dell'autunno si avvicina. I petti rossi hanno continuato a cantare fino a dicembre inoltrato, marcando i loro territori. Ma perfino loro presto resteranno in silenzio. Anche le bacche sono state mangiate, quasi tutte. È rimasto ben poco di commestibile, e quel poco è difficile da trovare. Le ragnatele sono vuote. I loro proprietari sono morti o nascosti sotto una pietra. E la loro prole, nata a fine estate, si è letteralmente involata. Hanno lasciato una traccia di seta da ogni ramoscello da cui sono decollati. Appesi ai loro fili come piccoli aquiloni, spazzati via dal vento, migrano più a sud che possono, cercando di espandersi verso nuovi territori, anche al di là dell'oceano.
La corrente del Golfo porta temperature miti in Portogallo e nella Spagna del Nord. E benché queste spiagge si trovino quasi alla stessa latitudine di New York, il clima spagnolo non è mai freddo. Questa è la regione costiera della Galizia, molto vicina al Principato delle Asturie. È la parte più verde di questo paese assolato. Piove come in Irlanda e come nella terra dei loro cugini celtici. I giorni di mare calmo si alternano a bufere tremende. Alle soglie dell'inverno si è scatenata un'altra bufera sul Golfo di Biscaglia. Oggi è il 21 dicembre. Inverno. Da ora in poi regneranno la quiete e il silenzio. È tempo di dormire per molti. Eppure la maggior parte degli animali non va in letargo. Molte specie si sono dovute adattare a questo clima continentale, a condizioni estreme in cui il cibo scarseggia per 6 mesi all'anno. Ora la natura mostra il suo aspetto più duro. Benché questo tetro periodo sia la stagione degli amori per gli anfibi, per i gufi e per lo stambecco spagnolo.